musica. Allora, manca un po' il... Oddio, mi manca tantissimo, diciamo la verità. Non lo so, non sono stato molto americano, cioè ti dico, nel senso che a casa mia era sempre un cultura un po' diverso, un po' messicano, haitiano, quindi l'americano non ha mai... non mi appartiene tantissimo, però magari mi manca il mix che c'è. Cioè a Los Angeles c'è di tutti, i messicani, giapponesi, egyptian, c'è di tutto a Los Angeles. Che qui in Italia non c'è tanto, però normalmente Los Angeles è una città esagerata, un po' troppo, il traffico è orribile, quindi non mi manca quasi nulla. La cosa che mi può, posso magari mancare tantissimo in Italia, si vado in America, è la gente, la cultura, il cibo, non lo so, in Italia mi ha colpito tantissimo perché la lingua, la musica, l'atteggiamento che voi avete, cioè in America noi abbiamo solo una parola per dire ti voglio bene, un amico, I love you, no? Quindi non c'è il cambio, cioè non lo so, non è molto diverso per noi. E qui in Italia, quando una persona dice ti voglio bene, lo dico veramente con il cuore. Quella cosa lì in America che è un po' sprecato, diciamo, non lo so. Quindi se io magari un giorno ritorno in America, mi manca tantissimo la gente, la cultura, come sono, come voi siete, non lo so, è una cosa fantastica. E infatti quando la gente mi dicono Sergio, perché è venuto qui in Italia, dai, Los Angeles è grande, non sai di che cosa parli, bello, dai, smettila. è bello American, cioè non voglio dire che è brutto, io sono fiero di essere americano, però in Italia c'è una cosa in più, c'è una cosa che non si può... Non si può trovare altri paesi, secondo me. E il regalo che vorresti scartare tu sotto l'albero di Natale? Ah, il regalo che voglio aprire, diciamo, a Natale. Non lo so, io non sono stato mai una persona di materialistic, non sono stato una persona che gli piace i regali. A me piace più le emozioni, quindi già che... ho la mia famiglia finalmente qui in Italia per la prima volta, un regalo grandioso, quindi non vedo l'ora, magari il cibo di mia mamma messicana che cucina da Dio, quello sì, ci sta, però un regalo fisso no, non sono un amante, non lo so, non ho mai stato, non è vero, quando ero piccolo io ero amante di Power Rangers, oddio, impazzivo per quello, adesso ho 26 anni, dai. Qual è il ricordo più bello che hai legato al Natale? Allora, il ci sono tante. Oggi ho fatto un passaggio profondo, però magari quello che mio padre una volta, mi ricordo che io ho fatto questi biscotti per Babbo Natale, no? Però quando mi sono svegliato c'erano ancora lì e io piangevo, no, non è piaciuto Babbo Natale. Quindi mio padre subito è andato al market, ha preso un costume di Babbo Natale, lui è andato, oh, l'ha mangiato. Si vedeva che era schifo perché era a 10 anni, quindi i biscotti erano bruciati, tutto quanto. Però lui lo mangiava con un gusto, non lo so, con tanto amore. Quella è la cosa, memoria magari più bella che mi ricordo di Natale, è il suo amore, cioè il suo amore infinitivo che non ha... Era fortunato di avere un padre così tanto, quindi ecco perché ho messo anche Over the Rainbow, perché non è un canzone natalizio, cioè è un canzone che però per mio padre lo suonava sempre a Natale, lo suonava, lo cantava, lo fischiava, quindi volevo mettere quel canzone nell'album perché mi ricorda tantissimo il mio Natale. E spero che lui... è fiero di la cosa che ho fatto, spero che gli piace, non so che non c'è più, però la cosa che è rimasto con rimasto il suo sorriso, cioè quando ho cantato quella canzone ho sofferto tantissimo, ti dico subito, nel studio con Diego abbiamo fatto dei pausa perché era un po' tanto
il pezzo, no? Era molto emozionante, però alla fine abbiamo riuscito di fare non solo una bella canzone, però una bella interpretazione. E spero che la gente vi piace, spero che ci emoziona anche la gente. Appunto, tu hai origini messicane, Sì. anche giusto, tu hai messicana, ma è Sì. giusto che hai qualche brano in spagnolo? Lo Infatti. parli lo spagnolo, Sì, quindi. seconda lingua, il mio seconda lingua, spagnolo, inglese, adesso italiano, un po' francese. Però sì, mia mamma dice, dai Sergio, quando canti spagnolo? E io ho detto, vai, Quello in tour in ma dai. Sud America, magari. Magari. No, guarda, come una cosa che volevo mettere in disco, però alla fine l'abbiamo soltato, è la canzone che è famosissima, Feliz Navidad, che però con Diego tutti l'ho detto, dai, non si può mettere, io, dai, una figata se lo mettiamo, però non lo so, speriamo nel futuro posso fare qualcosa in spagnolo, perché anche mia mamma ama tantissimo la musica spagnola, cioè io sono cresciuto per quello. E infatti a casa mia non era solo canzone inglese a Natale, era anche la canzone ranchera, la canzone spagnola di Natale, era quello. E spero che posso fare qualcosa del genere nel futuro, sì.